Eccoci qua, finalmente, io e l'humus. Saluta. Io non esisto. Io da solo e... Boh, vabbè. Cominciamo finalmente il sesto film. Fine del pensionamento. Cosa che oggi... Qual è la morte? Sì, ma cosa che oggi che proprio non credo possa essere realizzata. Allora. Boh, dai, prima o poi... Vabbè, magari crepi prima di andare in pensione. Spero di no. Dov'è Lucius? Signora Fig. Dov'è Lucius? È a sinistra. Ma l'hai già preso Lucius? Perché vuoi riprendere? Volevo il nuovo. Dobbiamo comprarlo. Hai ragione che l'ho comprato, sono un genio. Vabbè, scusate nel caso saltate qualche secondo, ma... Avvicinati. Salta. Andiamo a comprare il nuovo Lucius che abbiamo sbloccato nel livello scorso. Cosa? No. Sì, nel caso salta qualche minuto, come ho già detto. Lucius Malfoy mangia morte, bene, ciao. Tanto, ci mettiamo un attimo, ragazzi. Ma Hermione! Scusate. Fine del pensionamento, io cosa prendo? Dove sono? Sono salito sulle scale. Ok. Gioco libero. Era qua da questa parte. Sinistra, 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 su. Justin Flinch. No. Ok. Io. Lavanda Brown. No, ti prego. Io voglio sapere come perdere 2 minuti in niente. Ah, voglio sapere dov'è, come si chiama, Lupin Jo... No, non mi interessa. Dov'è Lupin intanto in generale? È qua, ma è fermo. Perché non c'era Lupin giovane come c'è James Potter giovane? No, io volevo Lupin. Ah. Lupin. Lupin. Arsenio Lupin. Il caricamento finalmente è cambiato. No, non c'è. Cosa ridi? È la vada che d'avra, dimmi di sì. È il pavone. È il pavone di nuovo! Mostra il pavone. Perché? Wow. Non ha senso il pavone. Mettete la vada che d'avra, porca vacca. Però almeno hai la bacchetta con il manico da serpente. Quack. Non puoi avere l'humus sulla mano, guarda. Cioè non è sulla bacchetta, è sulla mano. Io sono tuo padre. No, non sono tuo padre. Ah, c'è Voldy. Se vuoi un po' di avata che d'avra, qui c'è. Anche... Perché Silente non è la avata che d'avra? È perché io sono una poltrona. Guarda che io me ne vado. Ok. Ok, che cos'è che hai messo qua? Posso dire? Ah, ok. Cos'è, un nano da giardino? Sì. Aspettate che mi riprendo il mio amato James Potter. Aspettate. Guardate Voldemort in versione... Zitto, zitto, zitto. Devo ritrovare il mio amato... James Potter, ecco, amato, odioso. Un altro nano da giardino che non riesco a distruggere per un qualche motivo. Bene, guarda dove sono io. Velocità assurda, ovviamente sto morendo dalla velocità. Cioè, Claxon, 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 claxon. Fai qualcosa di utile? Sì, cercare tipo dove si possono trovare gli occhiali di Luna Lockwood. È cosa utile. Come si fa ad aprire sto coso? Non così.
Sì, se in questo livello non si fanno soldi, c'è cioè, cosa sono? Se ne fanno a bizzuffe. Adesso pof. Direi che qua non c'è più niente da fare. Che cosa fai? I piedi mi lumosizzi. Addio. Ah, Lucius, ci volete? Ah, ecco dove sono gli occhiali di luna. In fondo alla siepe. Ah, prendete. Una da giardino. Picchialo. Però sarebbe stato più bello con la vada che dato. Ah, giusto che dire. Prendi Arthur Weasley e aggiusta questo. What? Tieni il premuto B. Qualsiasi cosa, basta che tieni il premuto B. Eh no, ma sei troppo lontano. Stacca. Chiavate inglese all'area aiutano ad aggiustare trattore. Sì, ma io sono una forbice. Ah, sto tagliando queste cose. Che bello. Stemma. Ho tagliato l'erba che c'era qua, la siepe, per fare. Servirà qualcosa, fidati. Basta entrare là dentro. Grazie. Prego. Ok, ho capito. Mi hai fatto retromarcia. Ok. Il pavone scava. No, l'abbiamo scoperto nel primo livello. L'avevamo scoperto. Assisterai allo stemma. Vediamo sto coso di mezzo perché non mi piace. Mi tieni su la carriola? Assolutamente. L'acqua sta andando. Lucius, mi servi te anche se sei silente. Granite, ecco la signora Cole. Il mio moto da giardino. Dov'è l'ultimo piuttosto? Era giù. Sarà qua dentro, vieni. Ma dove devo mettere ste cose che raccolgo? Nella pentola della superforza. Soltanto che noi la superforza ce l'abbiamo già da noi. Cosa hai fatto? Cosa? Ma cosa? Io l'avevo posteggiata lì l'auto, ma in realtà... No, c'è stato un bug, eh. Ve lo dico, me lo ricordo sta scena, però non poteva essere adesso. L'ho visto ora, dov'è? Se riesco a... Guarda là sopra. Da. Ok, qua da sopra. Papà. Fatto io. No, aspetta. E io chi sono? Qualcosa mi dice che... No, vabbè, ci sono quei personaggi che puoi usare in determinati livelli perché te li dà lui. E in determinate parti dei livelli. Scoprire... Cioè,
scommetto che dopo, quando saremo nel negozietto di Fred e Giorgio, perché saremo lì, l'Uma Corona Pigiama non potrò più usarla. Perché in modalità storia possiamo usarla, capisci? Hermione. Hermione. Lattaio! È il personaggio migliore del gioco, lo prendo al prossimo livello. Sì, tanto lo userai 2 minuti. Che cosa? Ho aperto una porta. Per un extra abbiamo sempre tutti la super forza. Sì, ma non c'è che l'incantesimo ed è tornato indietro. Ah! Capita quando si rimbalza. Ah no, usa magia oscura te. L'orologio. Dove lo metto questo? Lì al centro. Ma serve per andare avanti. Il punto è che tu hai usato la magia oscura per tirar fuori il suo orologio e non farne niente. Tanti soldi. Ah, ne hai dati tanti? Abbastanza. Ok. Io mi chiedo, cosa c'è che da fare qua? Ce ne sono mille cose da fare. Ah, magari sono tutte dopo. Ah, ho bisogno di fare insieme a te. Vabbè. Decidi che anta fare, falla prima a te. Ok. Bene. Sì, non è finito, c'è. Ecco la poltrona. Sangue, no, torta. Vedi, adesso si poteva usare l'umacorno pigiama. E rieccoci qua dove eravamo prima. Allora, fammi servire te. Magia oscura e obsoleta. Sei stato scaraventato lì. No, non ci credo. C'è silente. Argaminetto. Arieggiamo un po', eh. Pezzo di stemma bagnando un armadio, ha senso. Era una doccia. Hai riempito la doccia chiusa ed è uscito lo stemma che... Wow! Per la legge di Archimede. Cosa? Ferma un attimo. Guarda, ho colpito la carta igienica che si è srotolata. Ora sei richiusa. Basta! Ti odio quando fai l'argomenti così. Ok, cosa c'è da fare sopra? Lavare la questa. Eh? Credo colpire le bolle. Montare ciò che... Ah, il coso per tirare lo sciacquone. Se solo fosse silente sul cesso. Ah, ok, come personaggio da sbloccare. Sì. Silente gabinetto. Prossima fermata, silente gabinetto. No, vabbè. Ci vuole la magia oscura per accendere una luce. Oh mio Dio, l'hai già detto 4 gameplay fa questa cosa.
Ci vuole la magia oscura per accendere la luce. Davvero? L'hai già detto. Sono un figo. Vabbè, dai, sono una persona coerente almeno, poco me- con poca memoria, ma è un lampadario, quindi no. Okay. No, quindi si mette qua. Ah, ok. No, più che altro è che in realtà non serve la magia oscura per accendere la luce. Come per aprire questi cassetti, cioè, è magia normale. Tu conoscendo la magia oscura, conosci anche la magia oscura. Figo, figo. Okay. Tanto figo. Come la forza, però non avvicinati. Ci vedo più, non ci vedo più un cazzo. Perché sai questo? Lo so, ma ho gli occhiali e con gli occhiali non ci vedo un cazzo, ci vedo meglio senza. E avvicinati e togliti gli occhiali. Vabbè, allora se me li tolgo ancora peggio, non ci voglio le lenti. Ah, mi stai prendendo in giro. guarda un po' chi è quello. Sto con la faccia più avanti della telecamera. Wow. No. Così. No, è vero. Madre di Malfoy. Sembrava il tipo di Toy Story. The Quibbler. Che cosa? Ho colpito due fuochi d'artificio con il diffindo. Non fa bene. Voglio essere il mio James. Cosa? Guarda, guardami con attenzione. Mancato. Aspetta, c'è un incantesimo mentre entro. Aspetta, vai dall'altro lato. Vai dall'altro lato. Vai, vai. Ciao. Mancato. Preso. Oh no. No, ho ammazzato un animaletto. Ho ammazzato. Adesso lo riammazzo. Vabbè, volevo essere un po' cattivo del solito. Ah, ci hai messo, tempo per beccarmi. Ok, basta, non è. Sì. Dunque, che cosa dobbiamo fare qua? Più che altro... Sembrava un pene. Era un razzo. Con l'aereo e con la C. Oh mio Dio. Non ti vedo. Chi sta vomitando? T'ho sentito verso di vomito. Occhi. Devi colpire quei cose che stanno volando sulla sua testa. Fai. Ah,
No. Devi colpire il mirino centrale. Bersaglio, scusa. Grande. Ah, qua. Obscure magic. Cosa? Arthur Wesley. Ti aspetto qua giù. Ah, è lo studente in pericolo. Guardalo. No, non ci credo. Cosa? Abbandona un attimo, per favore. Abbandona. Così vedete meglio. Cioè, devo fare il diffindo, cioè taglia. Solo Mino. È spettacolare. Non ha senso. Prima lo uccidi, poi. No, vabbè, abbandono. No, no. È un dente al contrario. Aspetta che prendo. Giusto. Ok, i soldi. Cosa? Molto gentile. Ok, ritorna in te. Ritorna pure in te, dico. I'm here. Scusate se vi interrompo. Ok, mi ha sbloccato tutto. Avvicinati, coso. Cavolo, non l'avevo mai capito. Cosa? Quel coso, no? Era un omino. Ma era l'Umbridge. Ah. Cioè, hanno fatto il pupazzetto dell'Umbridge in cui devi mettere il razzo e ucciderla. Se ho visto bene. Fuggiamo. Mitico armadio svanitore. Stai buono lui. Non so questo cammino. Il treno. Andiamo a prendere il treno. 1, 2, 3, 5. Ben 10 minuti in più dello scorso video. Vabbè, ma questo era più lungo e più complicato. E un personaggio è stato sbloccato. E il secondo personaggio. Il staglio sexy. Sì. E il terzo personaggio. Silente al gabinetto. Cento per cento. Soldi troppo. Niente pericolo. Cosa? Ridillo. No, era una battuta, ridillo. No? Ah, ok. Appaiolo magico, incredibile. Cos'è che volevi comprare? Il lattaio. Ok, subito. Open the door, please. Open my door. Enter. In the bathroom. Intanto dobbiamo incontrare l'umacorno pigiama, poi
Questo, eccolo qua, maledetto lattaio. Mitico lattaio. Ah, qua manca qualcosa. Professoressa McGrannith. Ah, versione col cappello, finalmente la professoressa McGrannith versione cappello. Ho preso. Yeah, ta-da-na-na-na-na. Direi che per ora sono tutti quelli che abbiamo. Obiettivo sbloccato, pigiama party. Sblocca ogni variante personaggio con pigiama. Grande. Figo. C'è coso lumacorno pigiama, Ron pigiama, qualcun altro. Ah, Nevin. Ci vediamo al prossimo Well True Gameplay. Quello che è.